concept originale e molto futurista. Futurista, decisamente. Per il frontale dico la verità, assomiglia purtroppo a qualcosa di già visto, ti do un 7. Posteriore 10, è molto vicino. Laterale destro? Laterale destro. Seguimi. Devi stare qua però, eh? Destro, sempre 8. Lo potessi vedere un attimo. Lo vedevo. Qua. 9. 9. 9. Sì, per il fatto della presa d'aria semitrasparente. Gruppo ottico anteriore. 8. Posteriore? Quello 10, quello francamente l'ho visto nelle foto, ti posso dire anche senza guardarlo 10. Sella. Sella 11, no, dico la verità, non l'ho mai vista una cosa del genere, do 10 anche alla sella. Biscotto? Biscotto l'ho visto un attimo così, 7, non mi sembra niente di particolare. Non ho capito, scusami. Da cerchi, 7, anche questo è abbastanza normale. Secondo lei un veicolo confortevole quanto? Sicuramente 10, comfort, non ho dubbi che la Piaggio il comfort non l'abbia curato, sicuro, anche se è molto originale. Adatto non solo per la città? Cioè se è adatto anche per le gite fuori. Se devo dire la verità, averlo così, no, perché non vedo portapacchi, non vedo niente, quindi per quello gli devo dare un 6. Proprio non vedo, non manca un porto oggetto. Comunque, vabbè. Adatto anche per due? Sì, 8. Peso... vado sulla fiducia, perché non so come è stato fatto la sella. Alla moda innovativo? No, innovativo, decisamente innovativo. Secondo lei da 1 a 10, un veicolo con buone prestazioni quanto? Sicuramente, 9. Consuma poco? Sicuramente consuma poco, non mi sembra che sia sportivo nel senso lato del termine, quindi il motore sarà sicuramente economico, classico 4 tempi, sì, economico. Oddio, se è un leader dovrebbe essere, me l'ha detto, 225-150, ma questo è, come posso dire, non si sapeva. Invece il guidatore ideale di questo veicolo, chi è, dove va? Cioè chi potrebbe comprare questo veicolo? Sì, sicuramente uno sportivo, sicuro. Cioè anche la linea è molto sportiva. Dove potrebbe andare? Andare in città senz'altro, perché è ovvio che è uno scooter, anche gite fuori porta, però rimane il problema che non si sa dove mettere il bagaglio, non c'è niente. Quindi da 1 a 10 come valuta il suo interesse per un acquisto futuro? Guarda, io sono un despista classico, purtroppo 6, sufficienza proprio, purtroppo 6. Poco appagata, prezzo massimo? Considerando che è anche un progetto innovativo, non meno di 3.000 euro. Se le dicessi che probabilmente verrà prodotta in edizione limitata al costo di 12.000 euro? Non la compro, di sicuro. 12.000 euro ci compro una macchina... No, cioè, ti dico, 12.000 euro no. Poi comunque è un concept, non so neanche sto fatto. Arriviamo ai suggerimenti. Per migliorarlo, sicuramente bisogna creare qualcosa per portare la roba, non c'è niente, vabbè è sportivo, ma un minimo di, non so, un portapacchi, diciamo, fatto anch'esso filante con la linea, qualcosa, non dico un bauletto, che bauletto rovina la linea, il
Veneto non ce lo vedrei proprio, senza Moletto, stile vecchia testa anni 60. Invece un qualcosa dietro, un portapacchi, però creato apposta per questo momento, sì, qualcosa, insomma, cosa che prende la linea, insomma, mantiene la linea. Lei ha detto che ha Vespe. Sì, ho Vespe classico. Le vuoi sapere tutte? Non sono tante, no, Quella cosa di più, un Pix. Il 200.